Buonasera a tutti e bentrovati alle nostre live del mercoledì di JEG Italia. Chi siamo? Beh, ve lo ricordiamo sempre, JEG Italia è la comunità di educatori, volontari, appassionati di didattica e di tecnologia e il nostro gruppo offre sempre un'occasione per collaborare, collaborare, condividere, supportarsi a vicenda. E intanto vi invito a iscrivervi al nostro canale Telegram. E prego la regia di mettere il canale, di seguirci sulla nostra pagina Facebook, su Instagram e anche il il nostro, sul nostro sito dove ci sono eh, tutte le informazioni che ci riguardano intanto oggi cominciamo a presentare tutti il dietro le quinte di oggi e facciamo, facciamo proprio l'appello perché siamo tantissimi perché abbiamo un, un ospite veramente importantissimo a cui ottenevo veramente eh, tantissimo ecco. allora dietro le quinte in ordine alfabetico facciamo l'appello come a scuola Andrea Lamanna sei presente? Ciao presente. Arianna Pisapia, facciamo come a scuola, presente. 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 Roberta Falchi, presente. presente. Francesco Piccolo, c'è ancora Francesco? No. C'era, no, se n'è andato, comunque c'era il Francesco Piccolo, Angelo Gigliotti, oggi tutti volevano essere in, in regia. Eh, dunque, vediamo un pochettino di che cosa parliamo questa sera. Fotografia digitale a scuola con un grandissimo ospite, Emanuela Pulvirenti. Intanto, vabbè, chi presenta la live eh, in questo momento sono io, Paola Paolino, docente di lingua e cultura inglese, sono appassionata di arte, grande fan di Emanuela Pulvirenti, la nostra super ospite e eh, co-leader di Jag Italia. E poi abbiamo la nostra Melissa Giacosa che non c'è, ve vedo che non c'è, <ride> che è in giro da qualche parte, chissà dove sarà andata, va bene. E poi abbiamo Adele Leccia, eccola qua. La Ciao! Eh, Melissa eh. secondo me è preparare la cena. Sta preparando la cena, sta ah, preparando, sì, sì. sì, va bene. E poi abbiamo Emanuela Pulvirenti, eccola qua. La, la regia facciamo entrare Emanuela, eccola qui. Emanuela, architetto, dottore di ricerca in fisica tecnica, eh, docente di disegno e storia dell'arte divulgatrice di didattica dell'arte, autrice del libro di arte e immagine per la scuola secondaria di primo grado Arte e Mondo e del libro di storia dell'arte per le scuole secondarie di secondo grado Arteologia per Zanichelli e il suo blog meraviglioso che io ho scoperto più di dieci anni fa grazie al professore di arte di mia figlia, <ride> didatticarte.it chiedo alla regia di mettere il il link e non ha veramente nulla da invidiare a Google Art eh, perché offre sempre degli spunti, percorsi attraverso delle riflessioni sul metodo di studio, sull'apprendimento della storia dell'arte, su tutti gli argomenti più disparati. E, è veramente una risorsa eccezionale, però eh, io sono veramente emozionata e orgogliosa di avere Emanuela qui. Benvenuta Emanuela, Greg Itambia. Grazie, grazie Paola, grazie a tutti. <ride> Allora, di che cosa ci parli Emanuele? Beh, intanto eh, visto che abbiamo parlato subito del tuo, del tuo blog della tua pagina, volevo subito far vedere, insomma, e invitare ehm. Le persone che stanno guardando la live in questo momento a iscriversi alla tua pagina Facebook e a dare un'occhiatina al, al tuo blog. Eh, intanto, Emanuela ogni mattina mette sempre una, una pilloletta. Vedete, questo qua è di questa mattina, no? otto, ore, otto ore fa. e In questo momento stai mettendo delle, dei percorsi legati a quello che sta succedendo, giusto? Allora. Sì, chiaramente è un modo per raccontare attraverso l'arte, da un punto di vista diverso, l'attualità, eh, che purtroppo in questo momento non è delle più rose, però eh, cioè, l'arte ci può far conoscere anche qualcosa. Per esempio ho fatto una raccolta di immagini della città di Odessa, sì. eh, che io sconoscevo completamente prima di sentirla nominare. Eh, solo il nome, ecco Odessa, un nome così che mi suonava molto esotico, poi ho scoperto dipinti bellissimi e li ho voluti raccogliere per capire, ecco, quando sentiamo che succedono cose in una città, eh, è questa e ha questa storia e i pittori l'hanno raffigurata in questo modo. Eh, chiari di luna, incisioni, stampe, cartoline d'epoca, insomma sono delle passeggiate che, che faccio con, senza testo, solo una pura raccolta di immagini. Eh, perché già da sole riescono a raccontare tantissimo. Eh, io... io ero quella che da ragazzina quando arrivavano i libri nuovi del nuovo anno scolastico guardavo le figure, facevo tutta una carrellata per guardare solo le figure <ride> e mi è rimasta quest'idea di fare solo figure. Sì, e guarda, crei delle collezioni meravigliose. Io devo dire la verità che tutte le mattine su, guardo su Facebook, faccio il giretto su Facebook, guardo quello che pubblica Emanuela e dalle immagini delle volte parte la mia lezione. Io insegno inglese e da queste sue immagini magari mi viene un'idea, mi viene. È veramente una fonte di grande, grande ispirazione. Veramente. Però oggi ci parli di oggi parliamo di fotografia digitale. Eh, e della fotografia a scuola come strumento didattico. La mia materia in realtà è disegno e storia dell'arte, però mi piace allargare il campo del disegno e della rappresentazione anche alla fotografia, che è un modo con cui tutti noi, ormai con una facilità estrema, avendo appunto i cellulari, gli smartphone, possiamo produrre immagini che devono mh, seguire in qualche modo anche delle, delle regole, un linguaggio, che è il linguaggio visivo. Quindi eh, è una cosa che faccio in maniera anche abbastanza sistematica a scuola e che mh, oggi vi vorrei raccontare. Allora, vediamo... senti, Beh, lasciamo sì. sola e ascoltiamo Perfetto. con grande piacere, va bene? Poi okay. ogni tanto interveniamo. Ci vediamo Perfetto. dopo. Ci vediamo dopo, <ride> ciao. Perfetto. Allora, cominciamo da questa domanda. Eh, perché dovremmo fare fotografie? Già ho anticipato un po' la risposta, cioè eh, è produrre immagini, è produrre eh, quindi anche comunicazione, però ecco nella mia disciplina in particolare, quindi nella storia dell'arte, eh, fare una fotografia a tema, e ora vedremo cosa significa, ci può aiutare a capire meglio l'esperienza degli artisti, che cosa hanno fatto, perché hanno scelto. In un quadro un certo punto di vista, eh, un'inquadratura, un taglio, un'altezza. Eh, quindi mh, è un po' un, un entrare dentro i segreti dell'artista e capire le sue strategie compositive. E si arriva così anche al secondo punto, quindi comprendere il funzionamento del linguaggio visivo: cosa significa ritmo, pesi, eh, chiaroscuro, mh, a composizione. Eh, a questo punto poi subentra anche un obiettivo un tantino più ambizioso, imparare a vedere con consapevolezza, perché fare una buona foto significa aver imparato a guardare il mondo già con occhio fotografico, cercando di cogliere gli equilibri, le particolarità, le distanze, tutta una serie di elementi che poi possiamo inserire dentro l'immagine fotografica. Se si diventa degli osservatori consapevoli, si può imparare a realizzare delle immagini anche che siano mh, di una certa qualità. Oggi la rete, Instagram, insomma tutti questi social sono eh, strabordanti di mh, foto orribili, se mi passate il termine. Cioè, da, da certe foto di compleanno a, a selfie, ma anche foto di, di oggetti, di paesaggi eh, brutte. Mm, è chiaro che è un termine così anche un po' che sto usando in maniera un po' forzata, perché eh, io dico ai ragazzi, non, non diciamo mai che una cosa è bella o brutta, cerchiamo di capire se funziona o meno. Ecco, immagini che non funzionano, che sono... Um, hanno um, tanto degli errori anche tecnici, parlando proprio di tecnica fotografica, ma che magari esprimono in maniera um, sbagliata quello che volevamo dire e dopo capiremo che cosa intendo. E, infine, um, nel momento in cui si sviluppa questo sguardo, si dà la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova su temi specifici. Eh, alcuni di loro si appassionano, scoprono di avere anche come dire, una, quel, quel talento e quella capacità di cogliere l'immagine in un modo diverso da come la coglierebbe chiunque, quindi scoprire un punto di vista che rivela qualcosa di nuovo. Eh, questo tipo di percorso, tra l'altro l'avevo fatto eh, con l'Accademia di Belle Arti di eh, Palermo nel loro corso di didattica dell'arte e avevo proposto proprio... Delle, un esercizio. Partite da un dipinto e immaginando che voi siate i docenti che dovete proporre delle attività agli studenti, quanti tipi di fotografie potete lanciare, di temi fotografici? Allora io fa, ho sviluppato poi questo eh, come esempio. Stiamo studiando l'Annunziata di Antonello da Messina. La, la Monna Lisa siciliana non potevo non metterla. E, che cosa possiamo scegliere come esercizio per allenare lo sguardo? Per esempio, la composizione, questa ehm, la, la figura dell'annunziata sta all'incirca dentro un triangolo. Forma un triangolo con il suo mantello azzurro poggiato dalla testa alle spalle. Allora lavoriamo. Sul, su questa composizione cerchiamo triangoli attorno a noi eh, che significa anche guardare le cose con, con un punto di vista insolito perché non è detto che le cose si presentino sotto forma triangolare ma se alzo la testa e guardo verso ehm, lo spigolo di un palazzo lo vedrò triangolare e quindi questa tra l'altro è proprio tutta una un, un gruppo su Instagram è proprio un tipo di fotografia che si fa eh, con un quadrato e occupandone un solo quarto con l'angolo di un palazzo, eh, con, con lo spigolo di un palazzo. Eh, è molto geometrico come approccio, però ecco, fa parte di, di questo tipo di, di esercitazione delle corde, degli elementi in prospettiva formano un triangolo, anche se nella realtà magari si tratta di elementi paralleli tra loro, ehm, la prospettiva ci mostra poi un'immagine con un triangolo, così come porzioni di una struttura, una tromba di scale, quindi verso il basso, verso l'alto impariamo a guardarci intorno quando cerchiamo di vedere la realtà intorno a noi. Questa stessa attività poi può passare invece per il colore. L'annunziata al mantello azzurro, che poi era il colore tipico del mantello della Vergine con tutta una storia che parte dal Medioevo, di questo colore del rosso e del blu, che sono i colori che si alternano nell'abbigliamento di Maria. Però questo è un blu particolare. Anche se le foto poi che noi abbiamo sui libri o sul web non ci rendono esattamente quello e i colori originali nel tempo cambiano, però possiamo iniziare a fare. Un lavoro sul colore blu e scoprire, per esempio, che eh, come scrissi una volta in un post si fa presto a dire blu, cioè di blu ce ne sono eh, decine e decine, imparare anche i nomi delle varie gradazioni del cobalto, dell'oltremare, del Prussia, del, delle varie gamme più chiare, dell'azzurro reale, del turchese, eccetera. Diventa un modo per apprendere anche il, il linguaggio. Se cominci a osservare i diversi colori, eh, hai la necessità di imparare eh, nuovi nomi. Quindi ecco che diventa anche un'attività trasversale, si allarga alla lingua con cui noi chiamiamo le cose. Osservando un altro elemento dell'annunziata perché è eh, quel leggio su cui poggia il libro ma anche il tavolo su cui poggia il leggio ci accorgiamo che non ha usato una prospettiva centrale, c'è una prospettiva accidentale, Antonello ha creato lo spazio con questo spigolo che si protende verso di noi nettamente delineato da due luminosità diverse e quindi lavoriamo mh, su, sugli spigoli, sugli elementi ad angolo, invece di fotografare come normalmente ci viene spontaneo, una scena mettendoci frontalmente agli oggetti, cogliamoli a 45 gradi e facciamo sfuggire il mondo sui due lati, verso questi due punti di fuga che spesso si troveranno fuori dalla nostra inquadratura. Anche questo diventa ecco, un altro modo per, per osservare, partendo da una scacchiera, da un oggetto, ci possono essere infiniti modi di fotografarla, e anche questo è un esercizio che prima o poi. Farò fare in classe. Andiamo alla mano: eh, esercizio che ho lanciato proprio recentemente. In una terza, la mano dell'Annunziata dell si protende in avanti, anche questo è un elemento con cui eh, Antonello ha eh, raccontato lo spazio, la profondità, ma ci racconta anche dell'emozione di Maria, che sta ricevendo l'annunzio eh, del, dell'Angelo. Il lavoro sullo scorcio, elementi che si protendono verso l'osservatore e che possono avere anche un, un, un forte impatto visivo. Eh, la, il piedino, diciamo, le, la, la scarpetta con il tutù, la zampetta di un animale, una mano, un piede, ma anche un oggetto colto in maniera molto ravvicinata. Eh, Questa attività, per esempio, ha creato un po' di difficoltà ai ragazzi nel momento in cui la loro fotocamera tendeva a mettere in, a fuoco la parte più lontana e a lasciare molto sfocata la parte eh, vicina, diciamo l'elemento vicino all'osservatore, che può anche essere un effetto che funziona. Nel cane, per esempio, è il muso a essere più, più a fuoco, mentre nella matita è la punta. Bisogna decidere, bisogna capire che cosa vogliamo. In altri casi, però, non funzionava bene perché se l'elemento in primo piano come in quest'immagine centrale, la mano va troppo fuori fuoco, mh, non è detto che si veda benissimo, però ecco, riescono anche a cogliere il fatto che questo elemento mette in crisi lo spazio, pretendendosi molto oltre, e mette in crisi anche la fotocamera, se vogliamo. Ma adesso passiamo invece a tutta una serie di attività mh, per farvi vedere ecco come da qualsiasi argomento, eh, che si tratta di storia dell'arte, ne può uscire fuori un'attività fotografica, a volte con esiti veramente sorprendenti. Questa, per esempio, eh, nasceva dalla necessità per me di far apprendere esattamente eh, cosa fosse il panneggio nella statuaria greca. Quindi parliamo di ragazzi di primo anno, di argomenti insomma, che si fanno più o meno a metà anno. E cercavo di far capire che no, un panneggio non è solo tessuto, è un tessuto con delle pieghe e sono delle pieghe disposte anche in maniera elegante, disposte in modo da creare un'armonia. E mi sono ritrovata a prendere la, la, la mia giacca e a prenderla e far vedere loro in classe cosa era un panneggio, perché apprendessero sia il nome sia l'elemento artistico associato a quel nome. A quel punto mi è venuto assolutamente spontaneo di lanciare la sfida. Ragazzi, a casa ognuno di voi provi a realizzare un panneggio con un tessuto che avete a casa, magari evitate di strappare le tende dalla mantovana, eh, un, una giacca, qualcosa di abbastanza morbido, di abbastanza ampio, create la, la vostra, le vostre pieghe, fotografatelo. Allora, avevamo un um, gruppo Whatsapp con questa classe, ma ecco quando ci sono anche questioni di privacy, riservatezza, eccetera, si possono trovare anche altri canali per fare questa cosa. Però eh, devo dire scusa che ci... se ti interrompo, si può trovare, ad esempio, la Google Workspace con Perfetto. la Classroom. Perfetto. Ecco, Senti, intanto ecco. sono intervenuta perché si chiedono se queste immagini, soprattutto quelle precedenti, sono intanto dicono che sono incredibili, sono bellissime. C'è cioè fonti di ispirazione. Grande ispirazione. Cioè, ma Quelle diciamo, precedenti non detto, sono di studenti. Non sono di studenti. No, come? no, lo preciserò quando so. Quelle erano, diciamo, le prime quattro slide. Era una uh, cosa teorica che avevo montato per far capire cosa intendevo in quel corso che ho fatto all'Accademia di Belle Arti. Da qui in poi vi faccio vedere attività fatte in classe. Quindi questa è fatta in classe, e, è, è stata fatta, appunto, in quel caso avevamo a disposizione Whatsapp, la cosa importante è avere a disposizione qualcosa con cui si può lavorare in diretta lavorare, ad esempio YouTube. Google Keep funziona perché benissimo perché se ognuno di loro mi avesse mandato la loro foto via mail in un canale insomma, privato eh, non si sarebbe sviluppata la dinamica di gruppo che poi c'è stata perché questo era un lavoro che ovviamente non si poteva fare in classe perché non avevano le, le, le stoffe quindi, Intanto che ti successo, saluto anche che... la prof Pizzulli, scusa eh, se ti interrompo, sì. che è la nostra leader, è la leader di Genitalia, ah, la leader ecco. suprema di Genitalia. <ride> <ride> e... E... Sì, 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 e, guarda con workspace, con classroom, con Google Click che funziona benissimo per la condivisione. Eh, Quindi una, una cosa con cui dialogare, loro l'hanno lo svi eh. sviluppato di pomeriggio. Tra l'altro, un sabato pomeriggio, il primo ha iniziato a mandare la sua foto dove c'era una timidissima piega. Una luce molto frontale, il secondo ha fatto già tesoro delle osservazioni che avevo fatto sulla prima foto e ha mandato un panneggio già un po' migliore, anche se delle pieghe un po' rigide, spezzate. Ho detto, guarda, prova a farle diventare più morbide. Il terzo, il quarto, quando eravamo già alla, alla decima, undicesima foto, il primo ha detto, ma ne posso fare un'altra perché aveva visto eh che gli altri già avevano, <ride> certo, stiamo, siamo qui per questo. Insomma, è successo che alla fine siamo stati circa quattro ore. Che non era perché loro si erano appassionati. Qualcuno di loro ha iniziato a, ad anticiparmi. Era talmente veloce a digitare che davano, si, hanno iniziato a darsi consigli tra loro. E quindi c'era quella: ragazzi, se avete in casa qualcosa di raso, è una figata! Perché il raso ecco, gli fa questi effetti lucidi molto belli. Eh, hanno capito anche da dove far arrivare la luce. Questa centrale per esempio stava partecipando, beata lei, dalla spiaggia, aveva questo Pareo e si fotografava, questi sono i suoi fianchi in pratica. E, e a un certo punto, ecco che si era fotografata contro luce: quindi gliel'hanno detto tutti, guarda che non, è, tutto in, è tutto in ombra, mettiti a metà la, col sole di fianco, ed è riuscita, insomma, l'hanno guidata. E le ultime foto erano da fotografo professionale, cioè erano bellissime perché erano riusciti, quest'ultima per esempio sembra una rosa, ha sì. qualcosa di anche molto morbido, hanno capito anche di non usare luci troppo nette che facevano ombre secche se volevano un effetto più flu. Insomma, eh, questo in un pomeriggio di, di lavoro in cui loro di sabato avrebbero dovuto essere fuori con gli amici. Si sono appassionati a questo tema mh, e, come dicevo prima, è stato fondamentale il fatto che è diventato un lavoro collettivo. Eh, quando mo, ho altre classi in cui eh, avevano molto più mh, pudore del loro lavoro, me le mandavano uno a uno via mail. E questa dinamica non c'è stata, alla fine era complicato, ognuno guarda, rimanda, la guarda, forse è meglio così. Se ognuno può vedere i lavori degli altri è completamente diverso, è un'altra sì, cosa, sì. si cresce assieme. Sì, assolutamente. Va bene, io torno dietro e ti lascio lavorare ancora. Grazie. Interrompimi quando vuoi. Allora qua ecco sempre altre, si, si capisce anche un po' dalla spontaneità dei temi e delle foto quando si tratta di lavori dei ragazzi. Qui stavamo parlando di eh, sezione aurea, spirale aurea, che devo dire nella storia dell'arte a volte un po' se, se ne abusa, nel senso che è eh, difficile che i pittori usassero la spirale aurea per... Andare a comporre i loro quadri. Sulla sezione aurea alcuni elementi di, della divisione di alcune parti fondamentali in una tela, in una tavola nel Rinascimento sì. Però visto che poi abbiamo sviluppato il tema della sezione aurea, anche poi a livello proprio di disegno geometrico, e ovviamente dalla sezione aurea siamo passati anche alla spirale, alla costruzione della spirale aurea, ci sono tantissime applicazioni fotografiche che, oltre a dividere il display in terzi, ti possono far traguardare anche attraverso la spirale aurea, quindi creare, trovare un modo per comporre e mettere l'elemento più importante, e fondamentale della scena all'interno di questo occhio della spirale. È un po' un gioco, chiaramente non è che poi si noti più di tanto, eh, però ecco, è sempre quel, uno stratagemma per renderli un attimo più consapevoli quando scatto cosa sto mettendo dove, eh, che pesi sto creando, mh, sto realizzando un'immagine troppo statica o la sto dinamizzando, decentrando l'elemento? Ma quanto lo devo decentrare perché non dia fastidio e sembri troppo buttato in un angolo? Insomma, ci si inizia a fare delle domande eh, osservando la pittura e osservando le proprie foto. Un classico è quello della prospettiva, che fino a quando rimane una spiegazione teorica eh, il punto di fuga, l'eretteraggio, i punti di distanza, tutta una serie di elementi geometrici che servono a spiegare questa grande idea di Brunelleschi, poi perfezionata da Alberti, rimane sempre qualcosa di ostico che sembra una strana cosa che facevano questi pittori a partire dal Rinascimento. Quando poi cominciamo a fotografare qualsiasi spazio mh, mettendoci come dire, in asse con l'asse stesso dello spazio, quindi un corridoio che può essere anche quello della scuola, un viale, il corridoio di casa, una strada, eh, la chiesa, eh, sono, stiamo creando delle prospettive. E a quel punto diventa anche interessante, come vedremo poi in, in alcune slide successive, cosa succede se mi sposto un po' più di lato, se mi metto un po' più in basso, se alzo questo cellulare e la prendo da più in alto. Piccole variazioni che fanno cambiare completamente anche il significato di quell'immagine. Ma intanto già capire che. In che posizione mi devo mettere per realizzare una perfetta prospettiva centrale è interessante. Non badavano quasi mai, per esempio, al fatto che una linea di piastrelle deve risultare perfettamente verticale per ottenere l'effetto impeccabile della prospettiva. Quindi spesso ci si metteva un po' a occhio, qua per esempio è leggermente decentrata. E si inizia a fare caso. Io quando fotografo la navata di una chiesa divento maniacale, inizio a guardare, a controllare le fughe delle piastrelle, poi traguardo l'asse dell'abside. Sembra insomma che sto facendo veramente cose strane, qualcuno mi guarda incuriosito o anche con sospetto. Luce caravaggesca. Questo è un esperimento per loro molto avvincente. Quando parliamo di come usa la luce caravaggio, di questa luce di taglio drammatica. Che se lui avesse messo frontale e se avesse usato gli sfondi luminosi come, non so, Piero della Francesca, quell'effetto non ci sarebbe stato completamente, quella teatralità. E allora facciamo la foto caravaggesca. Attenzione, ecco che qui davo una sola indicazione. Abolite il flash, guardate cosa succede a questa figura con luce frontale stesso. Personaggio, tutto sommato, insomma, un soggetto così abbastanza banale con questo cappello, eccetera. Cosa succede con stessa posa identica ma luce di taglio? La camicia che comincia a rivelare delle pieghe, il volto, il cappello, diventa improvvisamente una foto molto interessante. Stesso soggetto, qua ero di una banalità estrema, è solo cambiata la direzione della luce. E quindi hanno lavorato su questo, vediamo da dove farla arrivare, una lampada da tavolo, concentriamoci su un gesto, solo eh, sulle scarpe. Se questa foto di questa ragazza che sta, sta mh, infilando la scarpetta fosse stata fatta con la luce del lampadario e tutta la stanza illuminata, sarebbe stata di un ordinario, banale. Così è diventata improvvisamente molto espressiva. Il nostro occhio è puntato a valorizzare questo gesto così di inserire il tallone nella scarpetta. Questo ragazzo che finge di studiare, fantastico, mi ha divertito tanto. Il gesto di versare il tè, ogni gesto, ogni cosa, atteggiamento anche molto semplice, con una luce caravaggesca diventa poetico, diventa interessante è anche per loro un modo poi per farsi dei, dei selfie un pochino più, ma di questo ne parleremo. Le nuvole, queste a sinistra, sono nuvole dipinte da Constable, quindi siamo nel romanticismo, vi sto facendo vedere come vedete un po' di tutto, dalla Grecia ai romantici, a Caravaggio, al Rinascimento, per dimostrarvi che si può fare questo esercizio per qualsiasi periodo artistico, eh, Constable comincia a dipingere le nuvole. Realizza taccuini interi di acquerelli, ma anche oli. Riesce a fare all'aperto per catturare questo movimento continuo, questa formazione di nuvole sempre diverse. Il, il paesaggio era qualcosa di pittoresco e di sublime per i pittori del Romanticismo. Esercizio: fotografate le nuvole che mh, questa classe che peraltro avevo preso direttamente in quinta mi hanno guardato a dire questa è pazza. E, mh, in realtà poi quando hanno cominciato a guardarsi sopra la testa e a scoprire come ogni giorno, ogni minuto le nuvole costituiscono uno spettacolo unico e irripetibile, mai più nella vita ricompariranno le stesse nuvole che abbiamo visto un determinato secondo, che è una cosa che fa quasi paura. Eh, ecco che ci hanno preso gusto eh, di che, ah ma quante ne dobbiamo mandare? Va bene una, va bene due. Ognuno me ne mandava una quantità sterminata perché non sapevano sceglierle, ma questa è bellissima, questa l'ho fatta al tramonto. Sono diventati tanti collezionisti di nuvole e devo dire che quello poi era il mio obiettivo. Queste attività, attenzione, non è che ehm, hanno sempre poi come esito un voto perché mh, sono attività con cui io vorrei che loro ecco, acquisissero solo questa capacità di guardarsi intorno con curiosità, di eh, imparare a vedere, di scoprire i legami che li uniscono ai pittori del passato, gli stessi interessi, I pittori, la pittura del passato racconta ancora di noi. E mettere il voto a volte può rovinare anche un po' questo piacere. Di contro, certe volte... Se non c'è la motivazione del voto non riesco a smuoverli perché non capiscono qual è il motivo per cui devono farli. Quindi, insomma, bisogna anche fare un certo sforzo e, e capire che classe abbiamo davanti e se serve o meno dare il voto. Tendenzialmente, non lo darei eh, perché ecco, vorrei che fosse per loro anche un, un piacere della scoperta. Altro esercizio a scuola. Uh, siamo in, scorriamo sempre questa linea del tempo, siamo a metà 800, siamo con la pittura realista: se Courbet, Migliè, Domie cominciano a guardare questo mondo dei lavoratori, questa gente ordinaria in attività assolutamente quotidiane, facciamolo anche noi, osserviamo la gente che lavora, restituiamo anche dignità a questo gesto, a questi lavori normali, umili che passano davanti ai nostri occhi, a volte in maniera del tutto disattenta. Eh, e quindi ecco, hanno scoperto un po' questi, questi mestieri, questi gesti. Quest'ultimo, per esempio, con questo macellaio che taglia questo quarto di bue, è veramente molto, molto artistico. Eh, forse la luce nel, sullo sfondo poteva essere meno forte, un po' schiacciata, ma insomma, queste cose poi vengono dopo. Eh, avevo chiesto di farla in bianco e nero per riagganciarci anche mh, al, a un tema che eh, tiro dentro quando faccio il realismo, e cioè il neorealismo, quindi il cinema del, della metà del Novecento che racconta anche quello, il, il popolo, la vita del popolo e le sue vicissitudini. Quindi abbiamo mescolato un po' le due cose, lavoratori e foto in bianco e nero. L'impressionismo, continuiamo la nostra carrellata, seconda metà dell'Ottocento ridipingeva sempre lo stesso soggetto perché il cambiamento della luce naturale cambiava le qualità cromatiche degli elementi. Questo è un po' più complicato da fare con la fotografia perché la fotocamera tende a bilanciare nuovamente i colori, quindi anche se a un certo orario del tramonto c'è una dominante rosa, la fotocamera la annulla, mh, cerca di riportare un po' e riequilibrare tutti i colori. Quindi è meno evidente rispetto al lavoro che riusciva a fare Monet. Però anche lì le ombre cambiano, eh, se c'è il sole, se c'è la nebbia, certe colorazioni riescono comunque ad apparire anche in fotografia. Quindi è un esercizio, anche questo che eh, ci mostrava come lo stesso paesaggio riusciva poi a esprimere qualcosa di molto diverso. È stato divertente il fatto che. Eh, I primi che avevano cominciato non si erano segnati esattamente da dove avevano fatto la foto e quindi poi non riuscivano più a, a ripetere lo stesso particolare, lo stesso scorcio e non funziona bene la sequenza se fai delle, delle vedute diverse. Quindi poi alcuni di loro l'hanno dovuto rifare. E io ho suggerito, provate con la finestra che già vi fissa sempre la stessa cornice, vi fa guardare sempre la stessa cosa. Ovviamente, se avete un paesaggio perché sulle architetture, se avete una casa di fronte funziona un po' meno. Però anche questa è stata un'attività fatta. Il Novecento il futurismo, i futuristi si inventano questo modo per farci percepire il dinamismo del soggetto attraverso questo effetto scia. Eh, che mh, eh, rimane impresso, rimane come, eh, co come appunto una sorta di sfocatura mh, per via della persistenza retinica che ci fa vedere le cose così con questa eh, imprecisione. Eh, fate una foto rappresentando il movimento. Anche questo è complicato, soprattutto ora con le ultime fotocamere che hanno una velocità di fotografia. Incredibile, bisogna riuscire a mettere una pseudo modalità manuale perché venga questo effetto mosso. Perché tendenzialmente cercherà di far venire il soggetto eh, immobile. Um, è anche interessante perché eh, si, si scopre anche qualcosa dei ragazzi: le ragazze hanno fotografato spesso i loro animaletti, il cagnolino, il gatto. I ragazzi è uscito fuori il beardino, il bullying, le arti marziali, quindi ecco che si scopre qualcosa di loro attraverso queste immagini. Eh, Matisse, siamo sempre le avanguardie, i Fov. però questo è il suo periodo più tardo, quando si inventa per via di un problema proprio anche che aveva a mettersi a dipingere a cavalletto: inventa questa cosa molto bella, molto semplice, ma al contempo anche concettualmente. Incredibile, sono i cut out, ritagliava delle carte già colorate direttamente con le forbici e montava questi ritagli. Quindi sono silhouette, sono sagome. Lavoriamo con la sagoma, con la silhouette. È una cosa difficile perché la luce deve venire completamente da dietro. Appena c'è una fonte di luce, leggera, laterale o frontale, la silhouette salta. Quindi mh, ci voleva un tramonto o ci voleva una finestra e una stanza molto buia. Uh, insomma, hanno sperimentato diverse situazioni, hanno scoperto anche che se ci si mette frontali mh, in, in silhouette, l'immagine è poco significativa, quindi o si fa qualcosa con le braccia, come queste ragazze che hanno danzato un po' tipo le grazie o questa che, che ha alzato le, le braccia al cielo, oppure bisogna mettersi di profilo. Il profilo in silhouette sicuramente funziona di più di una vista frontale qualcuno ha voluto cogliere anche eh, elementi naturali, eh, un, un lucchetto di un, di una, di un cancello che ecco, diventa una macchia, diventa un gioco di bianco e nero, il ragazzo suona strumento musicale, si sono inventati le loro attività. Espressioni, questo invece non era un esercizio che avevo preventivato, è, è nato all'occorrenza un po' come quello del panneggio, ma questo da una situazione che inizialmente poteva essere anche spiacevole, perché io stavo mh, facendo una sorta di, di interrogazione, insomma, avevo una ragazza alla cattedra e ne vedevo due sul fondo dell'aula che avevano messo mh, il muso a culo di gallina, mh, per usare questo francesismo, erano così, si stavano facendo sotto il banco dei selfie. E, chiaramente, ecco avendo capito immediatamente cosa stava succedendo, secondo regolamento, che eh, vi parlo di una decina d'anni fa, è quello perfetto: che peraltro fa venire le rughe alle labbra. Non si fa, ma infatti, alla, alla mia età perlomeno, non si può minimamente fare. No, il segreto e... è soffiare. Ok, è più poetico, ma io ho sì. dato un altro segreto. Ma cosa, cosa Comunque fatto, grande eh, perché trasforma, scusa Emanuela. Sei grande perché tu trasformi quello che è eh, una difficoltà in opportunità esatto. Fantastico. Perché in quel momento questa, questa è un'attività fatta circa un, un otto anni fa. E avrei dovuto sequestrare i cellulari e portarli in presidenza convocare i genitori e farli venire a ritirare cioè avevamo un regolamento rigidissimo allora, allora direi che era sopravvivenza quella. <ride> <ride> allora avevo davanti questo, questo dilemma in questo momento devo prediligere la regola o la didattica allora ho detto Mama. vabbè facciamo didattica ho detto alto ragazze ma che sono questi selfie col muso in questo modo i selfie devono essere belli Ispiriamoci alla storia dell'arte. Ho mandato a posto alla ragazza ho detto: Ti interrogo un'altra volta, tranquilla. I primidi, ho, messo, i uh, <ride> ho messo dal blog sulla LIM un articolo che avevo proprio sulle espressioni del volto nella storia dell'arte, dall'antico Egitto al contemporaneo. Ho detto, vedete, il pathos, il dolore, l'estasi, la rabbia, la concentrazione, la paura, le sei espressioni fondamentali dell'uomo individuate da Darwin. Abbiamo fatto anche un piccolo accenno alla, alle neuroscienze. E insomma, a questo punto facciamoci tutti un selfie dobbiamo eh, esprimere un'emozione poi me li mandate tutti li metto alla lim eh, i vostri compagni dovranno capire che cosa volevate esprimere in quel momento è stato bellissimo divertente ha, tutti i cellulari sono usciti fuori da sotto i banchi eh, <ride> però eh, lo usavo pure io Qualcuno ha fatto espressioni, Dice: Ah, vero? Quando uno è arrabbiato e annoiato un po', si somiglia. Abbiamo discusso poi su, su come alcune parti del volto intervengano nel determinare un'espressione. Chiaramente, io mi metto sempre a giocare con loro, quindi io ero qui ed ero quella che doveva fare la parte mi più vede. arrabbiata di tutti. Non solo ho messo il rosso, che è il colore della rabbia, perché riflettevamo anche sul fatto che. E poi anni dopo è uscito il film Pixar, credo. Quello sulle quattro emozioni. Sì. Che... <ride> è un'attività, sai, questa. Tristezza, eh, eh, allegria, eccetera, che hanno anche dei colori a cui noi li associamo. Eh, comunque, insomma, è uscito fuori da un problema, da un'opportunità. Sicuramente è stata un'esperienza eh, che per questi ragazzi è stata anche significativa, perché ecco in genere l'insegnante per principio è il nemico. In questo momento ecco, hanno capito che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda, stavamo facendo una cosa per metterci in gioco tutti quanti, io non li giudicavo, anzi avrebbero giudicato pure me visto che mi fotografavo pure io. Quindi è una cosa poi didatticamente molto efficace al di là della qualità artistica, che poi è l'ultima cosa. Che, che ci interessa. Tra l'altro, sempre a tema del nostro amato Google, c'è un'opzione di arts and culture che si chiama Art Filter, dove i ragazzi attraverso lo smartphone possono ehm, immedesimarsi nelle opere d'arte. Quindi eh, c'è proprio una, una programmazione che va sì. a sostituire il volto del dipinto o del, della scultura con... Chi si ritrae davanti, quindi okay, anche quello certo. è un'attività molto carina. Sì, eh, certo. Queste, attenzione, no, questi non sono più esempi dei miei studenti, erano altri esempi, questi sono fotografi importanti. Vedete delle mani già molto più curate, espressive, che eh, è ripreso dalle le, le mani di Giovanni Bellini che fa tenere. Alla Madonna questo bambino con dei gesti che sono di una delicatezza e di un'eleganza veramente da brivido. Eh, il profilo, anche queste, foto eh, d'artista e di artisti, perché sono tutti attori, cantanti, qua abbiamo un po' di tutto, eh, perché il ritratto di profilo è, va ancora fortissimo, esattamente come nel Rinascimento, perché ha qualcosa di idealizzante pur mantenendo la riconoscibilità della persona, si guarda verso l'infinito, si diventa icona pur essendo anche persone comuni, quindi il ritratto di profilo veramente fortissimo. Il tema dell'ombra: ehm, l'ombra eh, nel, nel dipinto, nell'affresco che c'è a sinistra, San Pietro risana. Eh, il, lo, lo storpio colpendolo con la sua ombra allora lavoriamo vediamo queste ombre l'ombra è altrettanto importante della luce cioè dobbiamo saper creare delle belle ombre fare luce significa questo io poi insomma col mio passato di illuminante tecnico eh, ho sempre sostenuto che un buon progetto di illuminazione è un progetto che fa delle belle ombre perché è quello poi che noi Notiamo, noi non possiamo vedere la luce, noi vediamo l'ombra, è, è dall'ombra che percepiamo che qualcosa è illuminato, è una cosa un po' complessa, però con le ombre è divertentissimo lavorare, perché anche quelle le diamo per scontate, non le vediamo, e invece si possono comporre, si possono addirittura eh, lasciare come soggetto unico, eh, diventa un'attività molto interessante, il dettaglio. Ah, anche questi non sono. Questi sono dettagli che io raccolgo sempre un po' su, su Instagram, eccetera. Questi sono invece dettagli d'autore. Quante volte ci soffermiamo nei dipinti a osservare come l'artista ha curato il dettaglio? Questo è San Girolamo nello studio di Antonello da Messina, la finestra, la pezza la stola, insomma, appesa a questo chiodo, il gattino, anche ritagliare un pezzo di quadro. È un'attività che prima o poi farò fare perché il ritaglio diventa un'inquadratura e può essere più o meno significativo il modo con cui scegliamo di creare una nuova immagine da un'immagine esistente. La texture, eh, quadri di burri, cretti, ma anche i bugnati come quello di Palazzo dei Diamanti sono più o meno delle texture, delle superfici che hanno una trama. Raccogliamo e collezioniamo le trame. Eh, Questa attività non con queste foto, ma l'ho fatta fare a degli studenti come ehm, compiti di Natale. Ecco quando sento le persone che si lamentano: Ah, non date i compiti per le vacanze. Eh, ma dipende dai compiti, cioè ci sono compiti che ti aiutano a passare anche in maniera divertente le vacanze. Ho detto ragazzi, non avete idea di quante texture vi circondano, il vostro maglione, a secondo della distanza da cui lo guardate, a un certo punto diventa texture. Appena vi allontanate, diventa uniforme. Ma anche la vostra pelle, ma anche una fetta di pane, tutto è texture. Impariamo a scoprirle. La pareidolia, anche questo è divertentissimo, scoprite il volto in quello che avete intorno, ehm, questo è un effetto che alcuni pittori, questo è eh, Mantegna l'ha fatto apposta, mettere un cavaliere all'interno di, di una nuvola, ma normalmente è una cosa che facciamo, osserviamo le nuvole, una macchia di muffa alla parete e cominciamo a mh, vederci dentro delle forme riconoscibili, un animale, un, un volto umano. Eh, questo possiamo farlo come attività consapevole, iniziate a guardare dove stanno queste facce intorno a voi. La cornice. Queste sono foto che faccio io nei miei viaggi perché mi piace molto imitare questa cosa che ha iniziato a fare Canaletto, e cioè di inquadrare all'interno di un elemento architettonico qualcosa che sta sullo sfondo. La stessa ehm, inquadratura della Basilica di San Marco lui l'aveva fatta anche così, senza nulla, quindi oltre il portico del lato nord. Ma poi c'è un quadro in cui ha fatto un passo indietro, è arretrato dentro questo elemento e improvvisamente ha creato una cornice e ci fa sentire nel posto. Una cornice ci colloca e ci dice esattamente dove siamo anche noi osservatori. Questa è un'immagine neutra, non ci coinvolge come quella. Che come, come quando c'è la presenza di una cornice, che invece ci porta nel posto e ci dice: Tu sei qua dentro, e da qua dentro stai guardando. E, e quindi si può fare da una finestra, eh, anche da un albero, da una fronda, da qualsiasi cosa che riesca a suggerire la posizione dell'osservatore e fare immedesimare dentro l'opera. I ragazzi si sono sbizzarriti, qualcuno per esempio ha usato anche. La, la lente dell'occhiale, ha, ha guardato dentro e ha usato eh, la montatura come cornice, eh, dentro un ok, dentro la ruota della bicicletta, eh, ogni cosa può diventare cornice appena uno comincia a farci caso. E la cosa divertente è che va un po' contro l'abitudine istintiva che abbiamo se siamo per esempio in una piazza con dei portici, facciamo un passo avanti per fotografare e per toglierci da quello che sembrerebbe un impiccio invece facciamo un passo indietro in questo caso al contrario di come dice Robert Capa che eh, lui diceva se una foto non è buona è perché non eri abbastanza vicino ma lui faceva il fotografo di guerra eh, per ottenere bene per ottenere questo tipo di effetto dobbiamo fare un passo indietro e includere il posto da cui stiamo fotografando faremo in modo che anche chi guarda anche chi guarderà la nostra foto si sentirà lì con noi Un'altra cosa che si può riprendere dalla pittura il panorama. Mh, questa cosa nasce tra il 700 e l'Ottocento si chiamavano ciclorami ed erano dei dipinti che dei, veramente dei matti, dei pittori facevano realizzando il eh, giro completo a 360 gradi di un panorama, quindi evidentemente si mettevano su un campanile, in un punto molto alto. Questa fascia enorme veniva applicata dentro appositi edifici, eh, quindi nella parte, nella superficie cilindrica, i visitatori attraverso una scaletta entravano all'interno eh, di questo edificio, la luce veniva diffusa eh, da particolari schermi in modo da essere molto morbida e uniforme e ci si trovava immersi nella realtà virtuale. Eh, era stata inventata già tanto tempo fa, quindi quando facciamo una panoramica col cellulare... E questa è la panoramica corrispondente a questo dipinto. Non stiamo facendo altro che ripetere quell'esperienza e tutte queste cose erano state sostanzialmente già inventate tempo fa, ma le possiamo riprodurre in maniera molto più semplice adesso. Con... Strumenti che abbiamo a portata di mano andare a dipingere un ciclorama oggi sarebbe un po' complicato. Allora, guarda qui nei commenti c'è veramente che meraviglia! Bellissimo, tantissimi spunti, molti spunti didattici e ludici. Dice Francesco. E io vi invito veramente ad andare a vedere il blog di Emanuela perché trovate anche eh, veramente eh, anche dei, una, una, una collezione di, di giochi eh, di. di di tematiche, eh, veramente giochi online, applicazioni online, eh, poi proprio de dei percorsi tematici e sono veramente un grandissimo, un grandissimo spunto. Grazie. Ma io i miei studenti li faccio andare sul suo blog perché hanno la tendenza quando gli faccio fare un po' degli approfondimenti ad andare su Wikipedia e io non. S il no, ragazzino... è già fatto tutto da me Emanuela ragazzi no che non ci capite niente non... andate qui allora su classroom gli metto il link loro così hanno, hanno un materiale Beh, che per loro è adatto è adatto perché altrimenti no cioè e poi magico... diciamo che quei, quei post spesso nascono proprio da, da mie intuizioni da cose che, che all'improvviso mi capita di, di vedere o di scoprire passeggiando su, su Facebook o un, guardando una cosa in televisione, un telegiornale, eccetera. Per esempio nel momento in cui ehm, hanno iniziato a, a inventare la, la fotocamera, quella che si mette proprio sul caschetto dei, dei ciclisti, dei motociclisti. Ai tempi l'unica vista oggettiva era, era quella che mh, si poteva avere nella Formula 1. A volte c'era già da tempo la telecamera nell'automobile. Quindi, però, nel momento in cui questa cosa si è diffusa, a un certo punto mi, mi, mi è scattata la scintilla. Ho pensato a questo quadro di Friedrich che mostra lui e la moglie in crociera durante il viaggio di nozze che hanno fatto insomma nel, nel Mare del Nord e in cui lui chiaramente poi ha dipinto in atelier questo, questo ricordo del suo viaggio, ha tagliato la barca, che è una cosa un po' strana da fare, in un momento in cui ancora non esisteva la fotografia, non era stata inventata. Questo è un taglio molto fotografico, quello di mozzare un pezzo della scena, ma avendo la mozzata lui ci sta suggerendo che noi siamo là, quello è uno sguardo soggettiva. Così esattamente come quello di un motociclista che ci fa vedere le sue mani sul manubrio. Io faccio vedere questa foto, dico ragazzi immaginate questa stessa strada senza lo sterzo della moto. Vabbè, una strada. Appena c'è lo sterzo non vi sentite anche voi in moto, non siete dentro l'immagine. Friedrich ci ha buttati dentro la sua barca, ma anche qua sotto, Mary Cassatt, siamo nella barca assieme a loro nel momento in cui è tagliata, diventa una vista insoggettiva. Mm. E questi... Eh, questi paralleli tra il contemporaneo e l'antico, tra l'altro, ai ragazzi servono molto a capire quanto è sempre contemporanea l'arte del passato, non è una cosa polverosa, roba da museo, roba da vecchi Bacucchi. Eh, ha tantissimo da insegnarci perché i trucchi su come si fanno le immagini, loro che li dovevano realizzare col pennello, erano molto più sgamati di noi. Quindi abbiamo solo da imparare dai pittori del passato. Andiamo ancora ad altre scoperte. Nel momento in cui ho visto Instagram cominciare a riempirsi di questa moda della colazione con vista, molto wow, piena di cornetti, di cose eh, piene, piene di, di calorie, ho detto: ma io questa roba l'ho vista. C'è questo pittore francese, un tardi impressionista, diciamo, che si chiama Henri Le Sidaner che dipinge sempre tavolini, magari non con colazioni abbondantissime, però tutto molto carino, curati i fiori, la brocca, eh, il piattino. Eh, peraltro senza persone, guarda caso, quindi sedio vuote come ad attendere qualcuno, e la vista sullo sfondo con una finestra aperta, con eh, un canale, con l'acqua, con i riflessi, quindi questo rapporto tra il primo piano e sfondo, tra la natura morta e il paesaggio, quindi la fusione anche di due generi pittorici, era qualcosa che esisteva. E la pittura ci può ispirare anche a farla bene, a farla meglio, questo, questo tipo di fotografia. La surrealtà anche Magritte ci può suggerire dei temi fotografici. Queste sono foto di grandi fotografi che però sono riusciti a cogliere quanto la realtà quotidiana ci possa, ci possa mostrare improvvisamente e rivelare delle scene surreali, delle cose che ci spiazzano, perché non ci aspettiamo questi accostamenti, queste immagini. Il cagnolino con la protesi, che è messo perfettamente di profilo, quindi ha qualcosa anche poi di aulico, di elegantissimo. L'uomo che protegge con l'ombrello il contrabbasso la testa appesa in macelleria con quest'uomo che la sta guardando e questa che sembra quasi avere un'espressione ancora quasi da, da vivente, è quello che faceva Magritte con un macigno poggiato in mezzo a una stanza, una fila di elementi, quindi era il famoso incontro casuale. Eh, di un ombrello e di una macchina da cucire su un tavolo operatorio. Questo era uno dei motti dei surrealisti e che oggi è usato in tantissima fotografia, ma anche nella letteratura: giochi di parole, il non senso, lo spiazzamento. Con la fotografia lo possiamo fare e soprattutto lo possiamo cogliere improvvisamente intorno a noi, avendo questo sguardo allenato a osservare la realtà in maniera curiosa. Da sopra in giù, punti di vista parlavamo di prospettiva, ma ecco che cambiare, guardare verso il basso o verso l'alto può dare impressioni completamente diverse. Nella pittura è un po' inconsueto. Eh, per esempio, questo quadro di Giacomo Balla con questa tromba di scale, e questa gente che sta scendendo e saluta. Molto particolare, meno conosciuto perché non è il suo tipico quadro futurista. Questo disegno di Hopper. Eh, che ci racconta sempre un po' questi silenzi urbani, questa, questa, una scena notturna con un passante evidentemente visto dall'alto di una casa verso il basso. Fotografiamo dall'alto verso il basso cosa succede? Ecco, torna qui la scacchiera che diventa completamente diversa, con tutte queste persone intorno, dinamiche incredibili, le ombre. Macchiette sul terreno si rivelano eh, per quello che sono attraverso le loro ombre in verticale. Una fotografia che ho trovato quasi identica come inquadratura allo schizzo, al disegno di Hopper, ma anche quelle fatte dal cielo eh, da ehm, porca miseria, il fotografo dalla terra al cielo, Ian Bertrand. Eh, oh, porca miseria, vabbè, lo cercate, sono pessima per i nomi. Basta andare okay. su Google, te lo trovo subito, dalla terra al cielo? Eh, Bertrand c'è sicuro, <ride> con il nome completo ah, sì. non mi sta avvenendo. Tappeti, eh, concerie con i colori, sono tantissime viste che lui riesce a fare guardando dall'elicottero tutta la terra. È un altro Jan, progetto. può essere Jan? Jan Artus, Artus Bertrand. Sì, perfetto, mi è venuto nel momento in cui hai detto Jan. Eh, ma anche di, di altri autori, la ballerina che prima avevamo visto di scorcio, vista dall'alto con l'obiettivo di duanò. Al contrario, guardiamo dal basso verso il cielo. Questa è una vista che invece la pittura ci ha raccontato parecchie volte. Quindi tutte le quadrature, questi soffitti sfondati, eh, che chiaramente possiamo recuperare in tutte le varie trombe di scale, cortili, pozzi luce. Che improvvisamente assumono anche qualcosa di molto più poetico di, del, dello squallore che certe volte hanno questi cortili un po' tetri. Guardiamo verso l'alto, mettiamoci esattamente al centro, quindi calcoliamo il centro geometrico dello spazio e guardiamo in, in verticale, perfettamente in verticale, verso l'alto. Avremo fatto quella che si chiama una prospettiva meloziana, o dal basso verso l'alto. Eh, da sotto in su, da sotto in su si può fare una fotografia con questi bambini tutti affacciati alla tromba delle scale, gesti atletici visti dal basso anche sott'acqua, bellissimi dei nuotatori di questo triathlon visti in questo modo, da, da, come sagome fluttuanti nell'acqua o anche dei tuffatori. E andiamo praticamente all'ultima punto di fuga basso. Questa è una cosa che mi ha sempre molto incuriosita, a me piace tantissimo e mio marito si diverte a fotografarmi mentre fotografo distesa praticamente per terra, mi spiace, effetto rana, perché quando guardiamo da sotto anche quello che guardiamo normalmente, quindi una vista frontale, non dico di guardare per forza verso il cielo, ma cambia tutto, improvvisamente Uh, le proporzioni, la solennità lo slancio di un'architettura ma anche di una figura umana cambia completamente ogni tanto l'hanno fatto anche i pittori per esempio questo di Piero della Francesca ha un punto di vista molto basso e qua sotto al livello del ginocchio uh, di questo flagellatore tra l'altro qua c'è anche l'assurdità di questi uomini in primo piano e la scena sacra sullo sfondo è eh, un dipinto che dà tantissimi spunti eh, ma questo punto basso Sostanzialmente riesce a dare a queste tre figure una grande solennità, le slancia, eh, infatti, è quello che sempre a mio marito, io raccomando, siccome sono 1,60 metro per apparire più alta, lui ha l'ordine di riprendermi a quota pancia così mi slancia. Non sembra, insomma trucco, ma era un trucco che ci ha insegnato anche Antonello da Messina, questo San Sebastiano, il suo pu il punto di fuga della prospettiva, è sotto il ginocchio, quindi è come se lui si fosse coricato per terra per avere questo tipo di vista. E questo santo svetta magnifico contro il cielo, se si fosse messa alla stessa quota del santo avrebbe avuto le arcate dietro di lui in prospettiva, quindi ecco che... Questo tipo di scelte creano anche qualcosa di molto solenne. Non ho messo qui, ma se ce l'avete in mente, la donna con l'ombrellino eh, di Monet, che è sua moglie Camille, peraltro, è vista dal basso e si staglia nel cielo e ha una dolcezza, un'eleganza, perché col contrasto col cielo riusciamo a vedere anche tutti i drappi un po' svolazzanti. Ma andiamo alla fotografia, perché questo punto di vista... Una precisazione, cioè quindi per slanciare dal basso verso l'alto... Però senza triang... inclinare la camera, perché a quel punto c'è anche poi un effetto di contrazione. Deve restare, diciamo, verticale la fotocamera, ma abbassata, un po' più in basso. E poi esatto. il soggetto un po' deve triangolare, perché vedete me Melissa triangola, perché così si... <ride> Perfetto, risucchiare la pancia in caso, eh, tenere per il, il respiro te senza gonfiare le gote. Brava. È un punto di vista... Particolare perché per esempio ecco questa foto meravigliosa di Leodoro di Erwitt, è il punto di vista del, del chihuahua, del cagnolino piccolo, ma accanto si vedono gli stivali della padrona diciamo e le zampe di un cagnolone che deve essere 15 volte un alano, non sono sì. un'esperta <ride> di, di razze però, eh, ecco forse tu Melissa poco fa avevi… <ride> Avevo una, la mia carpesta cagna... la tremenda Comunque, Ma ho... anche il dettaglio delle scarpe e della tour Eiffel che è grande quanto. Quindi si può realizzare immediatamente un'immagine spiazzante usando questo punto di vista. Mm. Vivian Mayer, che spesso ha fatto questi particolari dei piedi delle persone, dei particolari visti dal basso. Queste invece sono foto che fanno vedere come slancia appunto questa donna che sta attraversando con un salto di Avedon, è presa molto in basso e slancia tantissimo, l'ombrello è finito in cielo. Anche questi per ottenere però un effetto un po' enigmatico, quasi metafisico. La cosa molto bella è quest'ultima immagine ce la racconta: il punto di vista basso è lo sguardo dei bambini. Quindi quando fotografiamo un bambino mettendoci alla sua altezza, stiamo raccontando il suo mondo. Quindi, a questo punto ecco che non è più soltanto una scelta estetica, può diventare anche una scelta, come dire, mh, concettuale, etica. Può diventare una responsabilità scegliere da che punto e in che modo voglio raccontare le cose che vedo. E che, che qui entra forse veramente l'obiettivo ultimo di questo percorso, fare una foto e assumersi una responsabilità, perché stai dando un tuo punto di vista. Per tanto tempo la foto è stata considerata qualcosa di meccanico, di assolutamente non artistico, cosa fai? Pigi, ma quello che hai deciso di mettere dentro quell'inquadratura è una tua scelta ed è il tuo modo di raccontare la realtà. Questo, del punto di vista alto-basso, per esempio, ha fatto molto la differenza nei primi tempi della pandemia. Quando qualcuno voleva urlare all'assembramento, cosa faceva? Guardava, metteva un tele, zoomava su un pezzo di visione molto lontana. Con un punto di vista basso, cosa succede? Che anche persone che si trovano a 5 metri di distanza si ritrovano sullo stesso piano. E tu puoi accusare quelle persone di aver fatto un assembramento quando se le avessi viste dall'alto con un punto di vista più corretto, se tu vuoi far capire che distanza c'è tra le persone, si sarebbe visto che l'assembramento non c'era, per esempio. Quindi ecco che la fotografia, senza dover usare Photoshop, può manipolare, può raccontare la realtà da un punto di vista che può essere anche come dire. Forzato e tendenzioso, se vogliamo. Quindi è un'arma che abbiamo nelle nostre mani, perché quella foto, poi lanciata in rete, senza spiegazioni e senza commenti, ognuno la interpreta sulla base di come tu gliel'hai fa voluta far vedere. E quindi ecco che fare un'immagine diventa un momento importante. Creare un'immagine eh, deve essere qualcosa di cui noi siamo consapevoli, al di là della consapevolezza dei pesi, delle forme, del chiaroscuro, eccetera, ma dobbiamo sapere che stiamo comunicando, stiamo utilizzando il linguaggio visivo e questa comunicazione non può essere casuale e possibilmente non deve essere, come dire, in malafede, perché può essere pericoloso. Eh, chiudo il percorso con questa bellissima citazione di Henri Cartier-Bresson, fotografare. E mettere sulla stessa linea di mira testa, occhio e cuore è un modo di vivere grazie mille per l'attenzione <ride> applausi standing ovation <ride> bellissimo veramente veramente una, una, tantissimi spunti riflessioni e quello che hai detto veramente alla fine una foto può diventare una responsabilità è veramente, è, è assolutamente vero quello che, che stai dicendo, lo stiamo vivendo anche in questi, in questi, esatto. Giorno, esatto. In questi tantissimo, giorni. Tantissimo, tantissimo. E esatto. questi sono i momenti in cui una fotografia può anche scatenare reazioni eh, molto forti e quindi bisogna che mh, non solo i reporter, ma anche chi le fa per qualsiasi altro motivo, sappia e capisca cosa andrà a comunicare. Sì, diciamo che questa tua attività pone lo studente nell'ottica di essere un bravo artista nel senso di creatore di foto ma anche un, un sensibile. storyteller sensibile e onesto ecco, e evitando tutte quelle che sono appunto le trasformazioni in negativo di un'immagine come appunto avevi fatto tu l'esempio di immagini Relativi agli assembramenti. Quindi ecco un'ottica seria, onesta, mh, davvero, davvero insomma, concreta come, come artista a tutto tondo, e un mostrare anche che l'arte c'è sempre, ovunque intorno a noi. Basta Lo solo discute. avere gli occhiali giusti per guardare. Sì, sì. Insegnare, insegnare anche a guardare. Certo, oggi non abbiamo sì. parlato proprio nello specifico di Google, eh, della workspace, però immagino che, eh, che tutti noi abbiamo, mh, proprio abbiamo già pensato no, come poter utilizzare. Melissa ha un piccolo percorso che farei vedere perché lei ha utilizzato eh, Workspace. E le slide eccetera per... lo, lo presento io? lo Presenti tu, Melissa? La presentalo pure tu, Paoluzza. Io ti dico allora: si chiama lunedì di DAD perché questo progetto è nato in periodo di lockdown. Eh, con un mio collega avevamo, abbiamo invitato un ragazzo di nome che eh, aveva pubblicato delle sue foto nella um, National Geographic e lui fa un sacco di giri, insomma quindi passavamo il lunedì in cui lui ci raccontava i suoi viaggi e i suoi lavori di fotoreporter e successivamente a questo, quindi cosa racconta la foto, cosa sentite insomma, e poi tutte le avventure che lui ha vissuto abbiamo fatto questo progetto che è è stato appunto sulla fotografia, cioè dopo aver parlato con questo ragazzo meraviglioso abbiamo deciso di farli diventare attori e, e quindi mh, quello che ho creato io è questa presentazione con delle cose molto semplici, se vuoi andare avanti Paolina facciamo vedere un attimino. Quindi la, la prima cosa siamo partiti su cosa vuol dire per loro fotografia, cioè, quindi siamo partiti proprio da lì, è stata una cosa mh, colloquiale. E quindi poi voi cosa ne pensate e da lì c'è questo, ah è chiuso, vabbè, comunque poi se mai lo apriamo. Sì, sono tre giorni che ti dico, apro il lino. Io. Ma io l'ho aperto no. dal cellulare e mi dice di no, va bene, lo va aprirò. Bene. Insomma, morale della favola, che lì si sono potuti mettere a confronto, hanno scritto, hanno messo i loro post proprio in merito a questo, a questo argomento, proprio cos'è? Sì, si può usare anche una jamboard, no? Sì, allora, ai tempi non conoscevo la jamboard perché si tratta di, ma pensa a te, e quindi avevamo utilizzato questo, forse perché non c'era ancora, sai secondo me. Mi se sa che non c'era se... ancora, forse all'inizio la jamboard. Ma potrei sbagliare, non mi ricordo più. Ormai è Aprilia, cambiato tutto 2020, così. No, 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 sì, non c'era, sì. no, sì. non c'era. No. E quindi us abbiamo usato insomma questo quel, quel Linoit, proprio per poterli farli lavorare, farli parlare tutti insieme e vedere cosa ne pensavano. Poi andiamo pure avanti, Paolo Lucetta bella ecco che eh, c'è la prima parte di osserva quindi io mostravo determinate foto e chiedevo ragazzi che cosa notate che cosa hanno in comune queste foto e anche lì c'era il linuit quindi ognuno scriveva no? cosa aveva visto e, e poi ci sono varie, vai pure avanti Paoluccia quindi... ritornano le geometrie di cui ha parlato all'inizio eh, proprio sì, Emanuela sì qui eh, più che altro è il bianco e il nero però c'è cioè, perché ho messo alcune cose eh, proprio per farli per insegnarli un po' a osservare di nuovo sempre osserva quindi c'è tutta una prima parte sì dobbiamo parte... dire che qui si tratta di bambini della scuola mh, secondaria di primo è grado il primo eh, grado eh. Sì, sì, sì. quindi mm -hmm. minimalismo poi andiamo pure avanti Sem e qua era sempre lo stesso gioco osserva e ognuno poi doveva mettere le proprie impressioni su questo linoit e andiamo pure avanti questa la metto a disposizione eh, se qualcuno poi avesse voglia intenzione, anche qui che cosa hanno in comune queste immagini e stesso, stesso principio la cornice anche qui e Ciao Lorenzo. A ah, Lorenzo, è il nostro supporter, e qui il contrasto di colore. Alla fine, eh, cosa ho chiesto, ragazzi? Ah, c'è ancora questo. Questa dovrebbe essere la regola dei terzi. Mm -hmm. In conclusione, praticamente tutte le caratteristiche, contrasto, soggetto, sfondo, la regola dei terzi, la simmetria, le cornici, anche l'ultima, manda pure avanti, le diagonali e minimalismo. E adesso poi la, la parte finale era: toccavo in occasione di un concorso fotografico, mh, era relativo alla giornata sulla natura, Nature Photography Day. Eh, gli, ho, gli, ho, gli ho chiesto di realizzare loro una foto o più foto tema natura con una delle tecniche che avevamo visto. Quindi, il contrasto del colore piuttosto che le diagonali, piuttosto che eh, la regola dei terzi potevano scegliere. E, gli ho, e, e poi abbiamo guardato tutte le foto insieme e le abbiamo mandate a questo concorso. Questa è stata l'attività che abbiamo svolto ad oggi. Va avanti, perché quest'anno che sono in terza, ci siamo, abbiamo fatto uno step successivo. Quindi, abbiamo preso le foto di una nostra della segretaria della nostra scuola che è Tiziana Girante, che è un'appassionata di fotografia, viaggia, E, e un lei ha sacco di premi la <ride> fotografica dietro. Poi è un amante del macro. Quindi ha una macchina con uno zoom potentissimo, perciò è là sempre si sveglia al mattino all'alba per fare le foto. Quindi ho deciso di eh, fare un'attività con i ragazzi dove devono creare una mostra interattiva di Tiziana. Usano Artstep, piuttosto che faremo il libro digitale, quindi Book Creator, useremo poi anche ehm, Google My Map perché lei viaggia tantissimo. E quindi ragazzi, scelto dai ragazzi, e io non gli ho detto niente, ho detto, confrontatevi, decidete voi come creare la mostra virtuale di Tiziana. Quindi c'è chi ha deciso di fare il MyMap e quindi hanno fatto, abbiamo fatto l'intervista a Tiziana in cui gli hanno detto dove sono state fotografate le foto da, e quindi loro inseriranno in questa mappa le foto dei suoi viaggi e, e l'intervista che hanno fatto, quindi le cose più interessanti che, che le ha detto con le domande fatte da loro. Abbiamo fatto due giornate di interviste e c'è il progetto in cui hanno anche creato... Proprio il progetto da presentare al comune per poter fare questa mostra virtuale. Noi faremo quindi questi progetti, creeremo delle locandine col QR code che metteremo per il paese, quindi le persone potranno andare col cellulare, scansionare il QR code e vedere l'art step piuttosto che il libro digitale, il video o il book, il book creator e la mappa. Quindi questo è il progetto. Sì. Avevano fatto una domanda, ma allora avete app da consigliare per usare il cellulare come una reflex, gestione dei tempi, uso e sì. diaframma, però un altro ascoltatore ha eh, risposto scattando da Lightroom, ci dovrebbe essere la modalità Pro che ti permette di settare diversi parametri. Non so Io mi ero scaricata la... comunque, anche se non vuol vedere, Procam. Sì, di app ce ne sono una quantità ormai infinita. Sì, sì, sì. ehm, è chiaro che certe modalità sono solo simulate. Perché, eh, per esempio, la profondità di campo eh, non tutti gli obiettivi possono tecnicamente proprio produrla, per cui è l'app che simula sfocando un po' la cosa che non sta al centro. Insomma, si possono eh, provare. Poi ci sono, per esempio, quelle app per fare le foto con lunghissime esposizioni io mi sono, mi sono divertita a fare le tracce ah, sì, eh, le come l'esperimento che aveva fatto Picasso di dipingere sì, con, con la, la luce. luce quindi metti su cavalletto il, um, la fotocamera, uh, deve stare immobile, luci spente, accendi la torcia e cominci a disegnare in aria eh, ma insomma, è facile, sono facilissime da trovare eh, e sono veramente tante. Quindi, poi yeah. la questione è provarle per capire qual è quella che funziona meglio. Perché alcune sono veramente poco comprensibili come meccanismo, altre sono più semplici. Quindi, non devi impazzire a, a, presso a comandi strani o cose che non si riesce a sì, capire sì, comunque, come gestire. Io dico, fate sempre. Un giro sul blog di, di Emanuela perché veramente c'è cioè, eh, il Google Art italiano, veramente, veramente. Sì, 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 infatti. Assolutamente. Va bene, noi ti ringraziamo e io sono eh, in particolare, io perché eh, è venuta dal Benga ma non mi ricordo perché non ero potuta eh, venire a, a ospite di Luca Mazzara che ringrazio che ci ha dato il contatto e... Insomma, non ero riuscita a venirti a vedere e soprattutto a ringraziarti perché veramente ogni mattina io, invece di leggere il giornale, faccio prima un giro sul blog. <ride> vediamo di... cosa dice Manuela oggi. Esatto, vediamo che spunto, che spunto mi dà. Che spunto mi dà. Intanto, vabbè, ringraziamo anche tutti eh, i nostri Supporter di Jagitalia, eh, il, no il nostro staff, oggi abbiamo Roberta Falchi, Arianna Pisapia. Che invito a. Bisogna mettere per l'attestato. Il, eh. il link dell'attestato, ragazzi. Mettiamo il link del, dell'attestato e poi vi ricordiamo che il 9 marzo alle ore 18 e 30 eh, ci sarà una live Buone Pratiche con Geniali e Google Workspace per la secondaria di primo e di secondo grado con Marilena, Arianna, Luigi e Maurizio Semiglia. Ari, vuoi dirci qualcosa? Qualcosina in più? O c'è il segreto, il top secret? Eh? Cioè il ritorno è anche Andrea Lamar. Eccolo qua, il nostro Andrea. Niente, soltanto di seguirci perché, come sempre, sarà un, un fiume di buone pratiche. Null'altro. Non sarà un incontro in cui vediamo le funzionalità avanzate, ma niente. Cerchiamo di dare qualche idea sull'utilizzo di questo applicativo. Va bene. Allora, vi eh, abbiamo messo il link della, de, del il modulo ma per l'attestato. Qualcuno lo, lo mette. Intanto salutiamo tutti e ringraziamo ancora. Emanuela Pulviretti ciao a tutti grazie a voi ciao Ciao, ciao. ciao. aspettiamo, ciao. aspettiamo non il... un attimo per esplorato. il aspetta che lo, lo, cerco... lo prendo preso. io ragazzi ce l'hai tu? Vai, va bene, bene. lo prendo io nelle, nostre, quindi, nelle siamo, nostre siamo tanti e il fatto di essere tanti tanti franco eh, ma perché poi ci siamo, siamo emozionati quindi, capito ci siamo <ride> emozionati quindi siamo qui che giriamo per il, per il blog di Emanuela ma poi guardate qua cioè voglio dire è fatto questo qua è tutto in ordine cronologico scusate eccolo eh, come... e eh, se vuoi comunque cosa no dico ce l'hai ce l'ho io ce eccolo lì Sta arrivando. Ah, so. Eccolo qua. Va bene. Allora ciao a tutti. A mercoledì prossimo. Ciao ciao. ciao. A mercoledì prossimo.